A Monbaroccio, nel bosco del convento del Beato Sante, si è svolta la premiazione delle classi vincitrici premiate nella quinta edizione del concorso scolastico Monbaroccio Sarano, Luci nel buio della Shoah. Tante classi da diverse parti d'Italia si sono fatte coinvolgere in percorsi alla scoperta di persone che hanno ascoltato la loro coscienza ed hanno fatto di tutto per salvare vite e il senso più profondo dell'essere umani. Sorpresa e commozione per i ragazzi quando hanno saputo che la premiazione si sarebbe svolta alla presenza di Attilio Lattes, ebreo romano, salvo dai campi di concentramento e protagonista di uno dei lavori premiati, centrato sulla sua storia. Tante narrazioni da conoscere che anche oggi chiedono attenzione e impegno. Il premio viene bandito dal comune di Monbaroccio ed è rivolto a tutte le scuole italiane. L'idea nasce dalla necessità di mantenere viva la memoria di quelle persone che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno messo a rischio la loro vita per la salvezza di chi era perseguitato dalle leggi razziali. L'abbiamo fatto in questo contesto, quest'anno festeggiamo gli 800 anni del santuario, della realizzazione del Beato Sante, o meglio del santuario che San Francesco ordinò nella sua chiesetta nel 1223, e oggi abbiamo portato questi ragazzi, questa gioia, questa luce che hanno negli occhi, atta a ricordare ciò che non possiamo dimenticare mai in nessun giorno della nostra vita, perché grazie agli insegnanti, grazie a loro, grazie alla cultura, potremo evitare che purtroppo certe situazioni possano riaccadere. L'alto livello dei lavori ogni anno si conferma. Mi viene da dire che i piccoli e anche quelli un po' più grandi sono persone da cui imparare tantissimo. Tante volte si sentono gli adulti che se la prendono con i più piccoli. In realtà dovremmo fare proprio l'inverso, perché poi se adeguatamente stimolati riescono a regalarci delle perle di saggezza, un'intensità veramente rara.